lo yogurt è prodotto dalla fermentazione lattica del latte grazie a due fermenti lattici, lo Streptococcus thermophilus e il Lactobacillus del Brueckii. Esso associa le caratteristiche nutrizionali del latte, prodotto ad alto valore nutrizionale, alla digeribilità del formaggio. Lo yogurt biologico viene prodotto partendo da latte di allevamenti che hanno rispettato appositi disciplinari in cui non vengono utilizzate sostanze chimiche di sintesi. Per produrre lo yogurt si utilizza generalmente il latte vaccino, ma può essere utilizzato anche latte di pecora, bufala o capra. Il latte viene concentrato leggermente, omogeneizzato e poi pastorizzato per renderlo igienicamente sicuro, creando l'ambiente più idoneo per la crescita dei batteri lattici che vengono inoculati subito dopo. Il tempo di fermentazione dura dalle 4 alle 9 ore. In questa fase i batteri crescono e si moltiplicano, utilizzando come fonte energetica il lattosio, che viene così scisso nelle due molecole che lo costituiscono, il glucosio e il galattosio. Può essere abbinato prima del confezionamento a frutta in pezzi o frullata e cereali. Contiene molte sostanze preziose per la crescita. Può essere offerto a merenda in alternativa alla frutta o insieme ad essa. Lo yogurt è particolarmente ricco di calcio, fondamentale per le ossa e i denti, e in una forma digeribile e facilmente assimilabile. La preparazione del tomino ha rappresentato in passato uno degli alimenti più importanti delle popolazioni locali, che in un'economia basata sull'autoconsumo dei prodotti aziendali trasformavano il poco latte disponibile in questo boccone goloso. Nei caseifici locali, il tomino è oggi un prodotto molto importante dal punto di vista quantitativo e qualitativo. È infatti una delle lavorazioni più semplici e veloci a cui viene destinata una parte del latte fresco. Viene prodotto con latte di vaccino, in alcuni casi anche con aggiunte di latte caprino e ovino, a seconda delle ricette. Al latte intero scaldato viene aggiunto il caglio, che lo fa coagulare nella cosiddetta cagliata. Questa massa viene poi rotta in grani non molto piccoli e versata all'interno delle formine, dove viene anche salata. Raffreddandosi diventa compatto e può essere tolto dalle forme. Viene confezionato in vaschette tradizionalmente da una o mezza dozzina, in cui si aggiunge acqua per evitare che si asciughi troppo. Il processo non dura più di un paio d'ore, poi il tomino è pronto per essere gustato. Il tomino viene consumato soprattutto fresco e si presenta in forma di un piccolo disco con facce piane del diametro di 5-8 cm ed uno scalzo di 4-6 cm con pasta bianca, priva di crosta, molle e friabile, dal sapore dolce, acidulo e delicato. Viene spesso abbinato a spezie o condito con olio e sale. Una sfiziosa merenda per i più piccoli, ricca di calcio, vitamine e proteine.